Io sono Lorenzo Albano e ho appena finito di ristrutturare la stanza che c'è alle mie spalle. Ma cambiamo cappello e facciamo un passo indietro. Oggi andremo a ristrutturare completamente la mia cantina. Ora è in uno stato confusionario assurdo. È da mesi che ci stiamo lavorando dentro per il progetto di maturità. Io metto la terra. Scusa, ormai sta lì, la volta dei colli. E di fianco? Metti la mano sul motore? Un po'. Negli ultimi giorni abbiamo dovuto skinnare tantissimo, quindi non abbiamo avuto tempo di mettere a posto le cose e mantenere un ordine. E anche se mi vergogno un pochettino di come è messa, vi faccio vedere le condizioni in cui è. Tutta la roba buttata, là c'è un casino di elettronica e robe varie. Cavi a terra, bici ovunque, cavi di tutti i tipi, cavi a terra. Questo sgabello qua a terra rotto ha un aneddoto molto divertente. Eravamo in una crisi nera perché c'era appena esploso un componente. Già eravamo incazzati noi. Io ero seduto su quello sgabello di legno là. Arriva questo mio amico e si siede sullo sgabello rosso. Appena si siede, si smonta in mille pezzi e svum, cade giù a terra. E dalla fretta che avevamo nel fare tutto il resto, da come si è smontato quel giorno, così è rimasto. Ed è rimasto con i pezzi a terra in quell'angolo per una settimana tipo. Ora, per farvi venire un po' l'acquolina alla bocca, faccio vedere un po' come verrà. Ok, basta, direi che può bastare. Sarà completamente diversa e a questo punto direi basta chiacchiere e mettiamoci al lavoro. Come prima cosa direi di portare fuori tutto ciò che si può portare fuori, a partire dalle bici. Ok, il bancone l'ho messo a posto, ci ho messo tipo un'ora e mezza solo per pulire tutto lo schifo che c'era sul bancone, perché in realtà non è tutta roba che deve essere buttata, ma tanta deve essere recuperata, tenuta da parte, comunque sistemata. Dovevo capire dove andava, guardare la dimensione di quel determinato componente, quindi il processo è un po' lungo. Faccio ancora un check qua da queste parti, poi do una scopata a terra e ora dovrebbe arrivare anche un mio amico che mi dà una mano. Ok, stiamo andando avanti di brutto, abbiamo già tirato via il mobile che c'era qua. È riapparso un po' di casino sul tavolo, ma è normale. Ora stiamo facendo un check su cosa va buttato, cosa va tenuto. Piccolo spoiler, questo muro molto probabilmente andrà via. Andrà tirato completamente giù, o se non completamente in parte. Quindi sarà un bel lavorone. Buttare su sto mobile è stato un parto, era pesantissimo. Però più o meno ce l'abbiamo fatta. Vai, fai pure contro. Dai. Adesso stiamo sistemando le cose su. Quello lo terrà su mio padre nel suo laboratorio. Continuiamo a svuotare e fare cose. Un grosso problema che ha sempre avuto questa cantina è l'umidità. Alcune pareti cadono letteralmente a pezzi. Ma restate collegati perché scopriremo un modo per ovviare a questo problema molto economico. Ma ve ne parlerò meglio nella fase dei lavori di muratura. Nel frattempo l'angolo del bancone diventava sempre più un casino, ma c'è un motivo. Abbiamo svuotato completamente questo angolo qua. Appena abbiamo tolto lo scaffale ci siamo accorti che c'era una scatola di derivazione che era troppo bassa e in futuro ci avrebbe dato fastidio. Perciò abbiamo accorciato i fili e l'abbiamo alzata. Così c'è decisamente troppo casino, non si può lavorare. Devo spostare più roba possibile in garage e adesso vediamo quanto riesco a liberare, perché c'è davvero tanta roba. Ora è una fase molto delicata. Devo dividere tutte le cose che ci sono qua in sacchettini in modo da non perderle e mantenerle unite tra di loro. Adesso qua ho messo tutto quello che ho dei pedali Garmin che sono rotti, che stavo mettendo a posto, ma poi non si poteva più mettere a posto, quindi l'ho lasciato in sospeso. Qua c'ho i distanziali della berria e così via per tutto il resto.
che altro e non si svuota, sembra infinita. Qua adesso è decisamente molto meglio rispetto a prima, però c'è ancora un sacco di roba qua anche. Vedete queste macchie su quest'acqua a terra? Ieri qua è successo un disastro, ma vi lascio alle clip di un weekly vlog registrato in quei giorni. C'era la finestra della cantina aperta, quindi ho paura che anche qua ci sarà un lago. A parte casino perché stiamo facendo i lavori. Ma forse era meglio non attaccare la luce. Merda. Tutto bagnato anche qua dietro. A parte che quel rosso non so cosa sia, c'è dappertutto, ma non so cos'è. A vederlo da qua sembra quasi sangue, ma non so da dove che può essere uscito. Tira il trapano. No, c'è il trapano. Il pneumatico era anche attaccato se non fosse a posto. Qua tutta questa roba sembra salva. Qua c'era una batteria, ma tanto era da buttare. Ora andiamo a vedere in garage, che qua anche mi preoccupa parecchio, c'è tanta roba. Ecco, infatti. Dopo quasi una settimana l'acqua continuava a non asciugarsi e quindi abbiamo svuotato un sacco di segatura a terra. La segatura assorbe l'acqua e fa asciugare il tutto prima. Ok, ora che non c'è più l'acqua a terra, non ci sono più i mobili attaccati verso il muro, resta solo più questo mobile e tutta questa zona ancora fissa là, ma tanto questa andrà tutta smontata e poi riverniciata, quindi può anche sporcarsi. E ora arriva la parte divertente, buttare giù il muro. Non lo butterò giù tutto in realtà. Di 1,90 m, partendo da quella parete, 1,90 m è qua. Ma andiamo a vedere precisamente fino a quanto devo buttare giù. Ok, questa è la linea di confine. Iscrivetevi per non perdervi la parte 2, in cui inizieremo a giocare sul serio. Bella.